Questo gruppo è nuovo, l'ho preso quest'anno, ci stiamo conoscendo, sono dei ragazzi molto vivaci, però allo stesso tempo molto educati. Hanno gioia e piacere, felicità di giocare, quindi quando vengono al campo ogni volta si divertono, cercano di imparare qualcosina e tornano a casa divertendosi e felici. Ho iniziato a 4 anni e mezzo e mi ha accompagnato il nonno. Prima giocavo all'Aravasco, vicino al parco, a un parco. Dopo sono venuto qua perché i miei nonni abitano qui di fronte e poi perché mi stava più comodo. È capitato di portare i ragazzi allo stadio, quindi di conseguenza vedere le partite della prima squadra, e loro giustamente aspirano a quello, quindi lo prendono come spunto e come riferimento. E insieme parliamo magari di qualche azione, di qualche bel gol che fa qualche giocatore, qualche loro idolo. Il mister quest'anno ci ha fatto fare un cartellone e chi prende più punti a fine anno ha un premio. E questo cartellone ci sono tutti i nostri nomi e ogni allenamento facciamo una squadra e questa squadra con tutte le persone, chi vince prendiamo dei punti, la squadra che ha fatto più punti, tutte le persone avranno il punto nel cartellone. I punti vengono calcolati in base a chi corre di più nell'allenamento. Ora chi sono in vantaggio alla classifica siamo io, Mario e Fabio e lui, Giuseppe, ha 6 punti. Da una scala 1 a 10 il loro impegno è quasi 10 perché vengono qui 3 volte a settimana, il lunedì vanno a fare attività motoria, mercoledì e venerdì vengono qui all'antistadio e quindi è un impegno costante sia a livello di tempo sia a livello di impegno vero e proprio sul campo. Ho imparato che non si gioca da solo e che si deve essere altruisti. I ragazzi hanno una propria identità e sono molto intelligenti anche se hanno 10 anni, quindi spesso loro se si divertono e stanno bene sono loro i primi a dire mamma voglio andare al campo perché mi diverto. Se invece diventa un vero e proprio lavoro non hanno più voglia e quindi lì interviene la famiglia che li spinge a venire al campo. Quindi molto dipende dal lavoro che si fa sul campo, dalle esercitazioni e dall'impegno che il mister, che i collaboratori ci mettono. La nostra forza migliore è la mia.